Salve, benvenuti alla nuova puntata per Pandora TV, puntata che questa volta affronterà il tema della politica, della società, una visione sociopolitica delle civiltà tradizionali, in particolare la civiltà vedica. Ma quando parliamo di civiltà vedica voglio ancora una volta ricordare che questa civiltà non è la civiltà indiana, ma è l'archetipo, un po' platonicamente parlando, di tutte le civiltà tradizionali, di come le civiltà autentiche erano strutturate politicamente e socialmente. Ecco, questo è fondamentale perché la società moderna è al collasso proprio perché è strutturata in modo sbagliato. Come un'architettura, se un'architettura non è strutturata in modo corretto, l'edificio crolla e l'edificio sociale in modo analogo deve essere strutturato in modo corretto, secondo dei principi che la modernità ha completamente smarrito. E per capire la differenza spiegherò in questa puntata quali sono i principi fondamentali di questa, struttura che era la società antica, tradizionale. Questa struttura in sanscrito viene chiamata Varnashram Dharma. Varna e Ashram, spiegherò che cosa sono a breve. Ecco, però voglio subito dire che non ha nulla a che fare con le caste. Le caste indiane non hanno nulla a che vedere col Varnashram Dharma. Anzi, le caste attuali, che esistono in India, sono una degenerazione di quella che era una perfetta struttura sociale. Degenerazione che è avvenuta a causa di due colonialismi. Quello musulmano, avvenuto in epoca tardo medievale, fine medioevo e inizio dell'età rinascimentale in India, l'impero Mogul, e poi il secondo colonialismo, quello inglese che ha devastato in modo definitivo l'India, portandola allo sfacelo, no, della modernità che si vede oggi. Un'India capitalizzata, un'India completamente legata al capitalismo e alla tecnocrazia. E le caste sono l'effetto di questa violenza, di queste invasioni, di un irrigidimento di una struttura che invece non era così rigida. Allora, che cos'era questo Varna Ashram Dharma? Allora, innanzitutto, secondo le società tradizionali, ogni persona nasce già con delle qualità ben precise, con delle tendenze radicate, con dei talenti profondamente che sapevano già la nascita, con degli strumenti che noi oggi abbiamo completamente perso, ma si possono recuperare, sapevano quali erano le loro capacità, cosa avrebbero potuto fare. Ecco, i Varna sono i quattro ordini principali, possiamo chiamarli macro ordini sociali. Il Brahmana, lo studioso, un po' quello che in tutto il mondo veniva anche visto come lo sciamano, la persona che si occupa del sacro e che vive di elemosina, che non può avere alcuna influenza politica. Ecco perché la società tradizionale è completamente diversa da quello che noi abbiamo visto nella storia europea, dove invece le religioni sono entrate a contatto con la politica, con tutta la storia orripilante che sappiamo delle guerre di religione, eccetera, eccetera. No, nelle società tradizionali chi si occupa del sacro non può avere potere politico. Quindi i Brahmana vivevano senza avere proprietà, ma avendo una sussistenza da parte dei governanti. I governanti erano dei re. La monarchia era la struttura di queste società tradizionali, ma non una monarchia di tipo moderno, dove il potere veniva dato al figlio. No, se il figlio di un re, di un grande re, non era adatto, non poteva fare il re, quindi sempre in base alle qualità, non in base alla nascita. Ecco, un'altra cosa importante sono gli Kshatriya, che erano i guerrieri, questi re guerrieri che avevano delle qualità di forza, di coraggio e avevano anche una visione spirituale. Tutti in questa società avevano una conoscenza spirituale, il materialismo non poteva esistere perché sarebbe stato una cosa assurda, un nonsense praticamente, una visione basata non sulla conoscenza ma sull'ignoranza. Tutti avevano sapienza, tutti avevano saggezza perché veniva trasmessa attraverso scritture, testi, poemi e con un'educazione che adesso vedremo, con i cosiddetti ashram. Poi gli altri due Varna erano i Vaishya, i commercianti, quelli che si occupavano dell'economia, e anche qui dovevano essere persone con delle altissime qualità. E poi gli ultimi Shudra. I Shudra non erano degli schiavi, ma erano le persone, più predisposte a
fare, diciamo così, tutti gli altri lavori più, diciamo, umili, tra virgolette, che non avevano le qualità per lo studio, per il sacro, per il commercio, per fare politica, ma erano bravi nelle attività manuali, quindi si occupavano dell'agricoltura e in tutto quello che è, diciamo, legato al fisico. Ecco, questa cosa verrà poi ripresa da Platone nella sua, diciamo così, visione utopistica. Però, ecco, Platone non aveva gli strumenti e soprattutto la visione, diciamo, dello stato ideale di Platone è solo una copia sbiadita di quello che era il Varna Ashram Dharma, anche perché in Platone mancano gli ashram, cioè gli ashram sono non solo gli ordini sociali, in base alle qualità che ho appena spiegato, i quattro ordini, ma anche, diciamo così, scuole spirituali che riguardavano tutti i gruppi. Cioè dall'infanzia fino all'ultima fase della vita c'erano vari ashram. E c'era il brahmachariato, dove nell'infanzia si veniva subito educati alla spiritualità con un maestro spirituale autentico, dove ci si dedicava allo studio e dove l'anima si formava e si informava. Nulla a che vedere con le scuole attuali, dove non ci sono, diciamo, questi strumenti, dove i ragazzi vengono semplicemente riempiti di nozioni. Invece nei guru ashram, in queste società, si facevano tecniche di meditazione, si studiavano i Purana, quindi venivano su delle persone estremamente consapevoli e soprattutto giovani che sapevano autocontrollarsi, che non cedevano ai sensi, che coltivavano l'anima, l'atman. Ecco, poi verso i 25 anni si decideva se fare una famiglia, quindi entrare in un altro ashram, il Grihastha Ashram, dove la vita familiare era vista comunque come un percorso spirituale, il capofamiglia, quindi sposarsi, fare figli, sempre all'interno di una visione sociale straordinaria. E vi invito a leggere i Purana perché descrivono i doveri no, che in ogni ashram e in ogni varna sono da eseguire. Una società di una consapevolezza e di una bellezza straordinaria. Ecco, poi dopo si poteva anche scegliere di non sposarsi, magari di fare il sannyasi, oppure di continuare col brahmachariato. Il sannyasi è il monaco. Poi c'è anche il vanaprastha, dopo aver vissuto nella famiglia, i figli grandi, i figli cresciuti, dopo che i figli sono cresciuti, il capofamiglia può ritirarsi, prepararsi all'ultimo capitolo della vita che riguarda appunto l'anima che lascia il corpo, quindi vanaprastha. Insomma, questi sono i vari ashram, quindi varna e ashram, dharma. Perché dharma? Perché questa società aveva dei pilastri fondamentali, cioè ci sono dei gradini in una vera società umana. La base di tutto è il dharma. Dharma, poi c'era artha, poi c'era kama, poi moksha e prema. Questi sono i cinque tasselli fondamentali di una vera società. Ma alla base di tutto c'era il Dharma. Dharma cosa voleva dire? Voleva dire il rispetto delle leggi cosmiche. Senza il rispetto del Dharma non ci può essere il gradino successivo, Artha. Artha è tutto quello che è l'economia, tutte le attività che poi portano a Kama, a poter godere comunque della materia. Perché in questa società, anche se c'era la visione spirituale, c'era la visione monacale, però il piacere, kama, in sanscrito vuol dire piacere, godimento, il piacere non è escluso, il piacere era ed è comunque sia un aspetto divino. Krishna stesso dice nella Gita, io sono addirittura l'atto sessuale all'interno del Dharma. Cioè ogni piacere materiale, fisico, non va represso, va inserito in una struttura sacra, quindi una consapevolezza superiore, quindi il piacere non viene negato, il piacere l'anima lo deve sperimentare, però prima c'è Dharma, prima c'è il rispetto della spiritualità, delle leggi cosmiche, il Dharma, poi c'è Artha, quindi le giuste motivazioni, i giusti movimenti economici e artigianali, quindi non lo sfruttamento capitalistico, Artha era agricoltura, artigianato, e poi Kama, il godimento, e poi alla fine Moksha. Dopo aver goduto, l'anima è stanca e ha goduto secondo delle regole, non in modo folle, e poi c'è moksha, che è la liberazione, l'anima vuole liberarsi e non reincarnarsi più. E poi prema, il prema è l'amore assoluto, che l'anima può sperimentare una volta tornata nella dimensione sua, il mondo spirituale, dopo aver esaurito il ciclo di nascita e morte. Ecco, questo per l'uomo moderno, un sistema simile per l'uomo moderno può essere visto con ironia, con disappunto, ma in realtà se noi osserviamo le società moderne, noi vediamo che la società moderna è un completo disastro. I piaceri sono del tutto sregolati, non c'è alcuna visione spirituale, ma non solo, non c'è il fondamento che deve avere una vera società, una vera politica, che è il Dharma.
E qual è il pilastro fondamentale del Dharma? Il Dharma in realtà ha quattro pilastri, ma in realtà si possono riassumere tutti in un unico principio, che è il fondamento di ogni Dharma, di ogni ordine sociale. E questo fondamento è Ahimsa, Ahimsa, la non violenza, la non violenza. La modernità, come tutti noi sappiamo, invece, non rispetta assolutamente il principio della non violenza. Basta vedere come trattiamo gli altri esseri di questo pianeta. Non solo le foreste, che sono state praticamente metà delle foreste abbattute per fare denaro. No? Una violenza inaudita. Nelle vere società evolute non si abbatteva nemmeno un albero senza il permesso del re. E ci sono stati fino a pochi secoli fa. L'ultimo grande regno tradizionale è stato quello di Ashoka, che era un sovrano buddista, comunque sempre di derivazione vedica, e nel suo regno c'era tolleranza religiosa, multiculturalità, compassione per tutti gli esseri. Era vietato la caccia, era vietato uccidere gli animali, c'erano ospedali gratuiti per tutti, per gli esseri umani e per gli animali. La compassione verso tutti gli esseri. In questa società moderna invece gli animali vengono visti come oggetti. Noi potremmo sfamare tutto il mondo con i cibi vegetali. Gli allevamenti intensivi stanno distruggendo tutto il pianeta. L'ecosistema sta andando al collasso con gli allevamenti, perché un'umanità impazzita non si rende conto che la non violenza non è un optional. Quindi una società che rispetta il Dharma è una società dove gli animali non vengono uccisi. Come diceva Gandhi, quando si riferiva alla società occidentale, diceva sì, sarebbe una bella civiltà, però prima di chiamarla civiltà dovreste chiudere i mattatoi. E c'è tutta una grande tradizione del vegetarianesimo che va da Pitagora, passando per Leonardo da Vinci, Erasmo da Rotterdam, fino ad arrivare a Tolstoi, Gandhi o grandi maestri della non violenza come Aldo Capitini. Quindi in realtà le nozioni ci sono, ma a scuola questo non passa. A scuola si parla di non violenza, ma non sugli animali. Gli animali vengono ancora visti come oggetti che noi possiamo uccidere, fare a pezzi e divorare. Ecco, nelle vere società gli animali non venivano uccisi. Quindi oggi il movimento vegano ha un forte impatto politico-sociale, però sbagliano, perché il movimento vegano non può usare la violenza per parlare di non violenza. Quindi bisogna rendersi conto che c'è un'ignoranza, bisogna insegnare alle persone che cos'è il Dharma e che cos'è veramente Ahimsa, la non violenza. Quindi non si può usare violenza verso chi fa violenza. Questo alcuni vegani lo sanno, altri meno. Quindi è molto importante anche per il movimento vegano, dal punto di vista politico e sociale, capire, informarsi e imparare che cos'erano le vere civiltà. Dove non esistevano mattatoi. I mattatoi sono nati con Nerone, con l'impero romano, con una totale degenerazione del Dharma. E poi da lì si è arrivati ai giorni nostri, con questa follia di miliardi di animali uccisi ogni anno. Per cosa? Solo per soldi, perché non c'è nessuna necessità dell'essere umano di mangiare animali. Ecco, quindi voglio concludere dicendo questo. Noi possiamo avere una società sana, equilibrata, armoniosa, imparando da questo sistema. Non dico che dobbiamo fare copia e incolla, non è possibile adesso improvvisamente creare il Varnashrama Dharma, però possiamo trarre ispirazione dai Varna e dagli Ashram, e soprattutto dal Dharma. Quindi fondare una società sul Dharma, cioè sulla non violenza. Quando questo verrà fatto, soprattutto nelle scuole e nelle famiglie, allora la società potrà essere una società sana, una società che potrà sviluppare dopo il Dharma Artha, quindi una economia dove tutti stanno bene, dove c'è poi il piacere, Kama, e poi dove c'è Moksha, la liberazione spirituale, e poi Prema, la mistica. L'ultimo gradino, l'ultimo diciamo tassello che l'anima, l'essere vivente, è chiamato così a sperimentare.